Un giorno un uomo mi disse: fai il lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno. Quindi che faccio? Indosso questa barba finta, poi entro nelle case delle persone senza il loro permesso e poi mi fanno vestire di rosso, che manco snellisce il rosso, cioè. Ah, l'aria natalizia ti fa sempre venir voglia di cantare. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Swank is pride, rich is pride, rich is struck for free. E non è che siamo in Inghilterra e devo necessariamente conoscere l'inglese. Anche perché questo è un video natalizio, sì, proprio un video natalizio. E parleremo di quella capocchia di Babbo Natale e della sua storia. E sì, Babbo Natale è quel simpatico uomo in sovrappeso con una scarsa propensione alle lamette della Gillette che dice oh oh oh, che poi oh oh di che? Neanche esisti! Sì, Babbo Natale è appunto un'invenzione, quindi se mi stai guardando, bambino, mi dispiace veramente che sia stato io a farti scoprire questa dura realtà. Ed è per questo, amico mio, che ti racconterò come io ho scoperto della sua non esistenza. La notte di Natale me ne stavo nel letto, non riuscivo proprio a dormire, ero in attesa dei regali che avrei scartato il giorno dopo, ma da un certo punto iniziai a sentire dei rumori nel salotto, proprio dove si trovava l'albero di Natale. Lo conoscerò finalmente, conoscerò Babbo Natale, pensai, e mi alzai dal letto e quatto quatto mi avvicinai lentamente. Lentamente, e lì c'era mio padre, ed allora, sorpreso della sua presenza e sospettoso, esclamai: papà, allora sei tu Babbo Natale? Ma porca p***a, hai 30 anni, Billy! Babbo Natale non esiste, ero solo venuto qui a bere un bicchiere d'acqua, ed ora fuori da questa casa! E questa è la storia di quando scoprì che Babbo Natale non esisteva, che poi coincide anche con la storia di quando andai a vivere da solo. Ma noi siamo qui per conoscere la storia di colui che si è preso per tutti questi anni il merito dei regali pagati con la tredicesima dei nostri genitori. E da dove possiamo iniziare? Da dove inizia questa leggenda? Tutto ha origine da questo signore qui, San Nicola, vescovo greco di Mira, nato nel marzo del 270 e morto a dicembre del 343 d.C. ovviamente. La sua figura ha dato origine a quella di Babbo Natale. E si dicesse che questo San Nicola facesse dei miracoli, e vediamo che miracoli faceva. Si narra che Nicola, venuto a conoscenza di un ricco uomo decaduto che voleva avviare le sue tre figlie alla prostituzione perché non poteva farle maritare decorosamente, abbia preso una buona quantità di denaro, lo abbia avvolto in un panno e di notte l'abbia gettato nella casa dell'uomo in tre notti consecutive, in modo che le tre figlie avessero la dote per il matrimonio. Allora, prima domanda: dove ha preso San Nicola tutto quel denaro? Seconda domanda: perché doveva avvolgere il denaro in dei panni? E terza domanda: ma che miracolo è? E non finisce qui, perché uno dei suoi altri miracoli è stato quello di resuscitare tre bambini che erano stati uccisi e messi sotto sale da un macellaio per venderli come leccornia. Ok, ma la domanda principale è capire come mai San Nicola è poi diventato Santa Claus. Il mito di San Nicola si diffuse in tutta Europa fino ad arrivare nei paesi nordici, dove veniva appunto chiamato Sinterklaas, e quindi gli inglesi si fregarono il nome ed addirittura, grazie ad un poeta, crearono per la prima volta la figura di Babbo Natale che vediamo oggi. Lo scrittore era Clement Clark Moore. Ma che capelli c'hai, amico mio? Cioè, ma veramente, chi te li ha tagliati? Ray Charles? Questo tizio scrisse la poesia A Visit from St. Nicholas e per la prima volta fece la sua apparizione il babbo pacioccone che oggi conosciamo, solo che era vestito di verde. Poi vabbè, la Coca-Cola ci vide lungo e da questa storia ci fece i big money. E poi io dico, Babbo Natale non fa una cippa tutto l'anno, e voi?
l'osannate. Che poi il grosso del lavoro non lo fa neanche lui. Babbo Natale a quanto pare non vive da solo, vive con sua moglie Jessica Maria, che probabilmente assomiglia a Carmen Russo, e con un centinaio di gnomi che vengono sfruttati con orari di lavoro asfissianti, turni di 18 ore al giorno e pagati con i soldi del Monopoli. Lei deve essere l'uomo del Monopoli, Gay. Tra i più famosi gnomi di Babbo Natale troviamo Magalli, Brunetta, i capelli di Enzo Paolo Turchi e Tom Cruise. Sì, Tom, sei un fottuto nano. Tom Cruise ovviamente è un dannatissimo nano, ma siamo qui appunto perché io voglio augurarvi un buon Natale, ed è per questa occasione che anch'io ho scritto una lettera a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, io ho 8 anni, volevo gli sbullonati e tu non me li hai portati. Sei davvero un gran co***ne. Io non volevo un maglione, ma almeno quest'anno non fare un'altra volta un danno. Ricordati che da me devi venire e... Ricordati che devi morire!